In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Gesù accetta di incontrare colui che tutti evitano, mostrando così che l'impurità più grande è quella di chi rifiuta di sporcarsi le mani con gli altri. La legge dice: starà solo, fuori dall'accampamento. Ma Gesù, invece di lasciarlo solo, come vuole la legge e la paura, supera le regole, lo accoglie, lo tocca. Che uno lo abbia toccato significa che lui stesso può riprendere contatto con se stesso, che il suo isolamento non è senza speranza. Le misure di autodifesa della società sono vinte grazie alla compassione, che è il rifiuto radicale dell'indifferenza al male. Il lebbroso non ha nome perché è ogni uomo e a nome di ogni creatura pronuncia parole bellissime: «Se vuoi, puoi guarirmi». La guarigione trova proprio nel malato il primo alleato. Il lebbroso non si chiude nell'autocommiserazione, ma si lancia verso colui che crede che possa guarirlo. La guarigione inizia quando so che posso contare su un tu che mi accoglie e vuole anche lui il mio bene. Quanto ci sarebbe da riflettere su questo, se vuoi. A nome nostro il lebbroso chiede: qual è la volontà di Dio? Tutti i pastori, soprattutto i parroci, sanno per esperienza quanto per dei genitori che hanno visto soffrire tremendamente i propri figli hanno avuto difficoltà pronunciando il Padre Nostro, recitare la terza petizione: «Sia fatta la tua volontà», perché pensavano che la morte del figlio fosse la volontà di Dio. E questo perché troppe volte è stato ripetuto che la croce, la malattia, la lebbra, il cancro sarebbero volontà di Dio. Se così fosse, allora perché andare dal medico o pregare chiedendo la guarigione? Il lebbroso domanda: qual è la volontà di Dio? Gesù rivela qual è la parola ultima del cuore di Dio: lo voglio, guarisci. Gesù mostra che la volontà di Dio è la guarigione. Quello che rimane difficile per noi è accettare di non conoscere i modi. Dio guarisce, ma non certo moltiplicando i miracoli. E anche di non conoscere i tempi. Rimane difficile perché la guarigione va compresa non alla luce di una onnipotenza,
ma alla luce dell'impotenza della croce. Guarito il lebbroso, Gesù non può più entrare nell'accampamento. È come se a sua volta lui stesso fosse diventato lebbroso. Sulla croce, il senza peccato occuperà il posto di noi peccatori.